l'esame. Partiamo dal più giovane del gioco. Adesso le squadre intanto immagino stiano salendo. Vediamo. Se si vuole adesso arriverà. Tanto ormai sono arrivato da lì. Iniziamo da Cottarelli. Cosa significa per te che sei il più giovane lavorare ogni giorno a fianco di questi personaggi? Intanto è tutta esperienza di guadagno, sono partito l'anno scorso con un ruolo non ben definito e quest'anno sono sicuro che farò del mio meglio, essendo un po' sono molto contento di essere a fianco di voi, sono un po' di Cano Lori e cercherò di ascolta, lo sport è una delle poche realtà in cui esiste ancora il comunismo e nessuno si può ribellare. Ti hanno fatto qualcosa nello spogliatoio, magari più l'anno scorso di quest'anno, loro dicono una cittadina, quindi vuol dire che qualcosa è successo. Cosa ci puoi raccontare? Non ci puoi dire niente. No, non ho fatto niente. Sei sicuro, guarda, che questo qui è il momento in cui lo puoi dire pubblicamente, eh? No, non ho fatto niente, meglio così. Meglio così, perfetto. Lori. Anche tu, come molti altri tuoi compagni, sei già stato qui a Piacenza parecchi anni fa, una decina d'anni fa, sei tornato, ma cos'è che porta tutti voi giocatori prima o poi a tornare a Piacenza? Si mangia bene, c'è un buon vino, si sta bene a Piacenza, c'è la gente, si invita a cena, si posi, si può dire di no. Poi tornato dopo 9 anni non ci vedevo l'ora. Ci sono riuscito e però è successo l'altro anno, fortuna ormai ero passata, pensiamo a quest'anno. Hai parlato di 9 anni fa, hai avuto, possiamo dire, 9 anni fa era un maestro in quello che è probabilmente, anche sicuramente, il miglior specialista del ruolo, che è Sergio. Cosa gli hai rubato che hai ancora oggi nel tuo spero di diventare fatto come lui, altro è imparare quello che è fatto. Benissimo, grazie ancora a Lori, passiamo a Samuele. Allora, nella tua stagione il numero 27, a questo punto penso che le domande le avranno fatte tutte, cioè fatti tu una domanda, darti una risposta, come diceva Andrea, non so veramente più cosa chiedere. Non sinceramente. Ma adesso sto subendo una crisi di identità perché mi avete presentato come libero, ma sto schiacciando da un mese che è ancora niente. Era una domanda successiva, adesso aspetta un attimo. No, a parte gli scherzi, io sono rimasto qua un altro anno soprattutto grazie a Roberto Guido, che mi hanno voluto fortemente, perché la mia intenzione l'anno scorso era quella di smettere. Però parlando con loro mi hanno fatto capire che potevo fare ancora un altro anno, quindi onorato di far parte di questa squadra, che secondo me è una squadra molto buona e stiamo lavorando duramente per cercare di fare una bellissima stagione. Hai parlato del tuo doppio ruolo, di solito più si va avanti con l'età e meno si lavora, quest'anno invece ti fanno giocare, un po' da libero e un po' da schiacciatore, ma hai chiesto l'aumento dello stipendio? No, ma io devo dire che ancora mi diverto a schiacciare, devo essere sincero, chiaro che non ne posso fare tantissime, però mi diverto. Ho fatto una domanda simile a quella che ho fatto prima a Zlatan, ho guardato la classifica dei giocatori più esperti, chiamiamoli più esperti. Puoi dire anche me, io non ho mio esperto. E hanno giocato fra 1 e a 2. Fra 1 e a 2 sei all'ultimo posto. Se guardiamo solo da 1 sei quinto. Ti piacerebbe battere anche questo primato? Oppure devo raggiungere. Allora, devi raggiungere Davide Sanguanini che ha giocato a 50 anni, 6 mesi e 16 giorni. Questo è il record assoluto. Il secondo è inarrivabile. Benissimo, allora ti ripeto la domanda che va anche a Bengasi. Un suggerimento da parte tua ci vuole a questi ragazzi del settore giovanile. Cosa puoi dire tu allora? Ma io quando ho iniziato a giocare a pallavolo l'ho fatto perché mi piaceva e perché mi divertivo, soprattutto perché stavo insieme a tanti altri ragazzi. Quindi io quando ho iniziato è stata questa la cosa che mi ha portato a giocare e a fare sacrifici giorno per giorno.
quando si è giovani bisogna portare, l'importante è stare bene con gli altri e divertirsi, poi quello che verrà si vedrà. Allora chiamiamo i due capitani delle squadre a cui dobbiamo regalare le maglie, che arrivano anche le maglie. Allora facciamo subito la foto, le maglie ci sono, ci sta portando Monica, adesso arriva, consegniamo le due maglie, poi facciamo una foto di gruppo. Due maglie perché sono due squadre. Ricordiamo la prima divisione femminile del Piattivoli e la prima divisione femminile del Potenzano. Adesso facciamo la foto di gruppo, intanto io invito a salire sul palco l'assessore allo sport Giorgio Vicini.